No, praticamente lo spazio è scandito in due ambienti. Il primo, questa prima opera si chiama Shoot Baby Shoot ed è una parete audio con su un disegno di un orso polare, questi colpi di fucile che creano la metafora della natura predata, di questo ambiente, di questo habitat, che è poi il nostro habitat in accezione più estesa. E quest'opera, la sua dimensione, la sua quota è il volume d'aria compreso tra le pareti di questo ingresso, che sono circa 10 metri quadrati, 10,29 se non erro, metri cubi, scusate. Sono due maquette che riproducono una lavagna luminosa dove succede un disegno topografico Di di una un mappa. ghiacciaio. Questo era l'audio precedente a intervalli irregolari. Quindi Ed è sono una dei colpi di maquette, fucile. si sono dei colpi di fucile ed è una maquette realizzata in cartone vegetale. Nelle pareti della mostra ci sono dei disegni analitici di questi animali tipici degli artici, in questo caso gli elefanti marini, disegnati a matita sul cartone vegetale. I disegni sono piegati in modo prismatico in modo da restituire questa tipicità del volume degli iceberg o dell'oggetto volumetrico. Questo è un iceberg su un trespolo, anch'esso maquette, realizzato con la stessa tecnica di quello reale, il cartone vegetale, con su un acetato disegnato in pendente elettrica, anch'esso. È un volume di un iceberg tridimensionale con la quota dei piani inclinati di ogni piano che ha differente inclinazione, differente collocazione. Questo è tutto il tempo.